Il fantasma di Nobita! No, pare sia apparso di nuovo. Cosa è apparso? Non lo sai? Il fantasma. Mi stai prendendo in giro. Te lo giuro. Ah, oggi è una splendida giornata. Sento che mi sta per succedere qualcosa di bello. Sta arrivando John. E a giudicare dalla faccia si direbbe che oggi è davvero di pessimo umore. Se è così è meglio stargli alla larga. Ehi, aspetta. Sbaglio o stavi cercando di evitarmi? No, no, non me lo sognerei nemmeno! Ridi di me? Ottimo, sai che cosa succede a chi mi prende in giro? No, non è così! Aspetta! Ho sentito abbastanza! No, non farlo! No! Mi scappa! Un fantasma! Geraimon, aiutami, ti prego! È stato Gian! Proprio così! Mi ha colpito 23 volte! E poi ha detto che si sentiva meglio! Che cattiveria, non me lo merito! Stavolta non la passerà liscia! No, la faccia grossa! Ce la pagherà! Il cappuccio della vendetta! E questo a cosa serve? Forza, legatelo intorno alla testa! Così? Perfetto, adesso pensa intensamente a Gian! Perché dovrei pensare a Gian? Perché lui ti ha colpito 23 volte e tu vuoi vendicarti! Concentrati! Me la pagherai! Me la pagherai! Me la pagherai! Me la pagherai! Me la pagherai, cara! Un fantasma! Nobita, torna qui! Se ti spaventi, sarà tutto inutile! Questo fantasma è stato generato dalla rabbia che hai accumulato dentro di te! Come? Dici che la mia rabbia ha così tanta energia? E adesso vai a vendicarti di Gian per averti colpito 23 volte! Me la pagherai, cara! Presto, seguiamolo! Se ne va in giro e basta, non mi sembra molto affidabile. Non possiamo farci niente, si tratta del tuo fantasma dopo tutto. Ma perché lui ci è riuscito e io no? Aia. È un fantasma e come tale può passare attraverso qualsiasi cosa. Su, sbrighiamoci, lo abbiamo perso. Eccolo lì. Ha girato a destra. È la casa di Shizuka, perché è entrato qui? Presto, andiamo! Dove era finito? Andate via! Tale Nobita tra le fantasma, oserei dire. Anche lui ha un debole per Shizuka. Ecco dove abita. Mi raccomando, vendicati come si deve, capito? Me la pagherai cara! Oh, basta, io non ne posso più. L'estate sarebbe un vero spasso se non ci fossero questi compiti noiosi. Ecco, lo sapevo, sono di nuovo irritato. Quando finisco gli esercizi vado a cercare Nobita e mi sfogo. E tu da dove sbuchi? Me la pagherai cara! Che cosa dovrei pagare? Non ho comprato nulla, vattene subito da casa mia! Che dolore! Adesso ti rompo! Non mi devo rompere io, ma tu! Shengi, non scappare! Fatti sotto, c'è il coraggio!
Ti concerò per le feste, capito? Chissà che cosa starà combinando. E va bene, fa quello che vuoi. Che poi mi chiedo cosa potrà mai fare un tizio trasparente come te qui a casa mia. Te l'ho detto, fa quello che ti pare, basta che non mi dai fastidio. Ehi, non si copia! Ah, sei così irritante! Me la pagherai! Me la pagherai! Ah, piantala, non ce la faccio più! Che cos'è questo baccano? Vieni, ti ho preparato uno spuntino! Arrivo! Mi hai fatto il rame! Signorino, stai facendo troppo chiasso per i miei gusti! Mi raccomando, lava il piatto quando finisci! Accidentaccio, è colpa di quel fantasma! Adesso penso a mangiare! Buon appetito a me! È inutile, non mi fai paura! Questa non me la dovevi fare! Torna qui! Prendi questo! Questa volta hai esagerato! Oh, no! Non inventarti scuse! Vieni qua! Fermati! Ho detto! Non ho mai visto niente di così divertente! Chi lo fa, aspetti! Accidenti! Dopo essersi vendicato, scompare! Sai una cosa? Adesso mi sento meglio. Visto che hai raggiunto il tuo scopo, è puoi troppo divertente, voglio usarlo di nuovo. Cosa? Ora tocca a Suneo, quel prepotente si merita una lezione. Lascia perdere, non dovresti usarlo troppo. Me la pagherai cara. Me la pagherai cara, me la pagherai cara. Molto bene, fantasma. Adesso vada su Neo e vendicati, coraggio. Me la pagherai cara. Sono sicuro che appena lo vedrà si prenderà uno spavento. Me la pagherai cara. Aspetta un momento, tu dovresti essere un fantasma. Me la pagherai cara. Mi è venuta un'idea? Ho sentito dire che è un fantasma vero. Io non ci credo, secondo me è qualcuno che si è mascherato. Che cosa succede? Perché c'è tutta questa gente in fila? Ehi, ciao Shizuka. Ah, ci sei anche tu. Che cosa state facendo? Suneo ci ha fatto venire qui perché vuole farci vedere un vero fantasma. Cosa? Forza, venite gente, è un'occasione da non perdere. 50 yen a testa per godervi lo spettacolo. Grazie infinite. Come gli è saltato in mente? Su, andiamo a vedere. Ok. Buon pomeriggio a tutti, signore e signori. Benvenuti allo spettacolo Fantasma Carico. Me la pagherai cara. Allora, che ne pensate? Non è fantastico? È un vero fantasma? Scommetto che non ne avete mai visto uno. Guardate, la sua faccia ha un'espressione buffa. Non è affatto spaventoso. Ce lo sarebbe un fantasma? Mi ricorda la buccia di un fagiolino. Il mio fantasma. Ormai è un fenomeno da baraccone. Avanti, fagli fare qualcosa. Fatemi pensare. Su, batti il 5. Me la pagherai cara. Con la sinistra. Me la pagherai cara. Che ve ne pare? Non ho mai visto un fantasma così ridicolo. Assomiglia tanto a Nobita. Lo stanno prendendo tutti in giro. E ci metti anche tu adesso. Me la pagherai molto cara. Che noia, non so dire nient'altro. Un po' di pazienza, adesso arriva il bello, fidatevi. Sai fare qualcos'altro o no? Me la pagherai cara. Uffa, è una noia pazzesca. 50 yen sono troppi per questa roba, ridateci i soldi. Signori, state calmi, vi prego.
Sei completamente inutile! Come hai potuto mettermi in imbarazzo davanti a tutte quelle persone? Me la pagherai cara! Me la pagherai cara! Sì, sì, ho capito, però adesso fammi riposare, per favore! Me la pagherai cara! Come faccio a dormire con questa lagna, Doraemon? Ti prego, fa qualcosa! Mi dispiace, non posso fare nulla! Non scomparirà finché non avrà ottenuto la sua vendetta! Questo è un incubo! Me la pagherai cara! Il ruscello che scorre dietro alla villa di mio zio è il posto ideale per pescare! Stavo pensando, vi andrebbe di andarci tutti insieme domani? Sì, davvero? Bello, certo che mi va! Probabilmente il tuo invito è rivolto soltanto a due persone! Bravo, come hai fatto a indovinare? Tanto non mi importa! Ormai sono abituato a essere escluso. E poi, a dirla tutta, non avevo neanche voglia di andarci. Nobita, aspetta! Che c'è, Shizuka? Dimmi! Domani non andrò neanch'io. Cosa? E perché? Perché non mi piace come si comporta con te. Grazie, Shizuka! Oh, ho un'idea! Chiederemo a Doraemon di portarci in quel posto! E gli faremo usare tutti i ciuschi possibili e cattureremo un sacco di pesci enormi! Cosa? E me lo chiedi così, Nobita, di punto in bianco? Mi supplico, Doraemon, ho fatto una promessa a Shizuka! Mi dispiace, ma mi aspettano a una festicciola che hanno organizzato i gatti del quartiere! Ti potresti inventare una scusa per non andarci! Nobita, Doraemon! Eccoci, scendiamo tra un minuto! È tardi per dirle che non possiamo più andare, ti prego, Doraemon, ti supplico, ti scongiuro, aiutami, aiutami, aiutami! Posso prestarti la mia tasca di scorta? Quindi Doraemon non può più venire? Tranquilla, è tutto sotto controllo! Andiamo nel posto di cui parlava Suneo! Con la Doco Demo Porta! Oh, questa è la Doco Demo Finestra! Beh, comunque sono molto simili! Non dovrebbero esserci problemi! Si va nel posto di cui parlava Suneo! Sì! Hai visto Shizuka? Eccolo! È questo il ruscello! È un posto davvero meraviglioso! E tu che ci fai qui, Nobita? Suneo! Vattene subito, questa è la mia zona di pesca! Il ruscello è di tutti, a quanto mi risulta! E anche noi vogliamo pescare! Non ti preoccupare, troveremo un posto migliore! Certo! Ah! Uno stagno! Beh, mi sembra piuttosto grande. Secondo me ci saranno un sacco di pesci. Di sicuro non ce ne andremo a mani vuote. Le mani Ami! Questi ami speciali fanno tutto da soli, cercano i pesci e li catturano. Davvero fantastico! Via! Via! Cattureremo qualcosa, me lo sento, magari un pesce lungo 2 metri. Qui non ci sono pesci di quelle dimensioni. Neanche un pesce. In passato ne ho catturati parecchi qui. Oggi però non ne passa neanche uno. Non mi sto divertendo per niente. Senti, ho un'idea. Perché non andiamo a dare un po' di fastidio a Nobita? È davvero molto strano. Con questi ami avremmo già dovuto catturare qualcosa. Su, sta tranquillo. Quando si pesca bisogna avere un po' di pazienza. Siete proprio due tontoloni. Quello non è uno stagno. È una grossa pozza creata ieri dalla pioggia. Non riusciresti a prendere un pesce neanche in 100 anni. Perdonami. Per colpa mia quei due hanno preso in giro anche te. Non preoccuparti. Non dobbiamo pescare per forza. Possiamo considerarla una gita in campagna. Ho anche preparato uno spuntino. Ti va di fare merenda? Va bene, Shizuka. Tieni, questo è per te. Mi piace tantissimo. Grazie, sei molto gentile. Quella era merluzza, la parte che preferivo. È squisito, vero? Ehi, perché non andiamo a fare una passeggiata? Beh, magari più tardi.
Come vuoi, vorrei dire che ci andrò da sola. Non sono altro che un buon a nulla. Shizuka è stata così carina con me e io l'ho delusa. E va bene, devo smetterla di piangermi addosso. Farò il possibile per catturare un pesce enorme. E se non sarà enorme andrà bene lo stesso. Ecco, la polvere per l'acqua di mare. Versandola in un fiume e in un lago trasforma l'acqua dolce in acqua salata. No, non è quello che cercavo. Ecco, il panno del tempo. Come faccio a catturare dei pesci con un panno? Ah, è inutile. L'unico in grado di aiutarmi è Doraemon, ma non è qui. Ma com'è possibile? Ma sì, certo. Il panno è tornato indietro quando il merluzzo è stato pescato. E i merluzzi sono pesci di mare. Quanti anni ancora dovrò aspettare? Senti, Chang, perché non andiamo a prendere in giro Nobita? Un'altra volta? Ha boccato! Eccone un altro! Ma come è potuto succedere? Non avevi detto che quella era solo una pozza? Così sembrava. Allora io adesso torno al mio posto e continuo a pescare. Aspettami! Però se non catturo niente... Se non catturi niente? È meglio che tu non lo sappia. Guarda quanti sono! Non me l'aspettavo di pescarne così tanti. Quando Shizuka li vedrà resterà a bocca aperta. Ehi, Shizuka! Non ci credo! Te lo giuro! Ne avrò pescati almeno 100, non scherzo! Com'è possibile? Erano qui fino a poco fa! Dove sono? Dove sono? Credimi, non è una bugia! Ho pescato davvero una montagna di merluzzi! Nobita, laggiù c'è una radura piena di scoiattoli. Ti va di andare a giocare da quelle parti? No, provo a rimettermi a pescare qui. Va bene, allora buona fortuna. A dopo. L'effetto del panno è finito. Questa è la prova che se ne sono un buon a nulla. Shizuka ha preferito me a già nessun io. E io in cambio la sto deludendo. Nobita, come va? Ero preoccupata e sono venuto a controllare. Doraemon, finalmente! Tranquillo, non piangere. Ti è andato tutto storto, vero? Io vorrei tanto pescare un pesce bello grosso per Shizuka. Un pesce bello grosso, hai detto? Vediamo che cosa ho qui. Il cambia spazio! Traccerò un perimetro intorno alla pozza d'acqua con questo gessetto. Porteremo qui una parte del Rio delle Amazzoni. Ci sono pesci grandi nel Rio delle Amazzoni? Beh, c'è il Piraruku. Si tratta del pesce d'acqua dolce più grande del mondo. Alcuni di essi sono lunghi 5 metri e possono raggiungere il peso di 200 kg. Fantastico! Attiviamolo! Bene, adesso prova a pescare. Mi concentro, voglio catturare un bel Piraruku. Speriamo, così farai contenta Shizuka. Ho preso qualcosa. Doraemon, guarda un po' qui, che pesce è? Attenta Nobita, quello è un piragna. Presto, rigettalo subito in acqua. Ce ne sono tantissimi. Per forza, è il Rio delle Amazzoni. C'è qualcosa! La canna da pesca si muove! Non capisco se l'ho afferrato o no! Significa che la mano uomo ha trovato qualcosa di grosso! Talmente grosso che sta cercando un punto in cui afferrarlo! Dici? Devo correre ad avvertire Shizuka! Sbrigati, mi raccomando! Ti avverto, Suneo! La mia pazienza è arrivata al limite! Sono spacciato. Che cosa state facendo, figliolo? Che razza di domanda è questa? Non lo vede? Stiamo pescando! Ma oggi non pescherete nulla. La pioggia di ieri ha fatto salire il livello dell'acqua e oggi il ruscello è pieno di fango. Non avete speranze. Sì, che c'è? Mi hai fatto solamente perdere un sacco di tempo! Perché non te la prendi con Nobita che ha pescato un merluzzo in una pozza? Hai ragione. Ho sempre ragione. Accidenti a lui. Stavolta non riuscirà a farla franca. Benedetto Chang! Non la farà franca?
Siete sicuri? È veramente un pesce enorme. Sicurissimi, stiamo per pescarlo. Proprio così. Stringi bene. Forza, tiriamo. Ci siamo, ragazzi, siete pronti? 3, 2, 1 e... Ci sono i piragna! Sta tranquilla, resisti, sto arrivando! Ci mancava solo questa! Nobita non sa nuotare! Che cosa posso fare? Che cosa posso fare? Che cosa posso fare? Che cosa posso... Shizuka! I piragna vi hanno attaccato! A dire il vero, non ce n'era neanche uno! Che fortuna! Ah, ecco perché! Il Piraruku deve averlo distrutto quando si è arrabbiato, perciò è tornata ad essere una normalissima pozza! Perdonami, Shizuka. Oh? Alla fine non sono riuscita a pescare neanche un pesciolino. Non importa, io mi sono divertita tantissimo. Oh? È stata una giornata veramente emozionante. A chi lo dici? Sapete, sto invidiando già nessuno e ho di sicuro in questo momento staranno prendendo un sacco di pesci. Oh? Si può sapere che cosa credete di fare? Questa è soltanto una pozza creata dalla pioggia. L'apparenza inganna, signore. Pescheremo un Piraruku bello grosso. Che cosa? Beh, se ne siete convinti.